A partire dalla liberalizzazione del 2003, l'industria del gioco d'azzardo in Italia ha seguito una dinamica di crescita esponenziale, in totale contrasto rispetto alla stagnazione osservata in tutti gli altri settori economici. L'Italia, nel giro di pochissimi anni, è passata in testa alle classifiche mondiali del gioco d'azzardo, rompendo le tradizionali barriere che avevano confinato il gioco d'azzardo in luoghi e tempi precisi. L'Italia è stata trasformata in quello che molti operatori del settore hanno definito un casinò a cielo aperto. In Italia i giocatori sono 18 milioni e 400 mila, il 36,4% della popolazione maggiorenne, e 1,5 milioni di questi giocatori presenta un profilo problematico. Cioè fatica a gestire il tempo da dedicare al gioco, a controllare quanto spende, alterando i comportamenti familiari e sociali. Particolarmente allarmanti sono i dati sulla somministrazione di gioco ai minori. 700.000 studenti tra i 14 e i 17 anni hanno giocato d'azzardo nel corso dell'ultimo anno, il 10% dei quali presenta profili problematici. Alla luce di queste considerazioni, abbiamo valutato di apportare modifiche alla norma sulla prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico. In particolare, si propone di inserire la tutela dei minori, implementare le competenze regionali sulla diffusione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro, far conoscere i problemi derivati dal sovraindebitamento connesso all'usura, promuovere protocolli con le forze dell'ordine in relazione ai problemi di infiltrazione mafiosa, e rafforzare le comunicazioni dei comuni prevedendo obblighi informativi con riferimento al gioco dei minori. Una modifica molto significativa è l'istituzione di un fondo regionale per l'assistenza tecnica e legale che fornisca un supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco d'azzardo patologico. Gli effetti collaterali del gioco d'azzardo sulla nostra società sono molto sottovalutati. Per questo serve aggiornare la normativa rispetto al quadro attuale che stiamo vivendo, perché è un problema silente. Contribuite numerosi nel migliorare questa proposta di elevata importanza sociale.